Amici, in 3 minuti mi trovo all'Istituto Agrario di Caltanissetta in compagnia del professore, l'ingegnere Giampiero Modaffari e parliamo di un progetto che ha preso il via qui nell'Istituto di Caltanissetta. Parliamo di agricoltura 4.0, di cosa si tratta, professore? Se qualcosa di innovativo per il nostro territorio che già viene utilizzato nel nord Italia, anche in Europa e altre parti del mondo, che abbiamo voluto fortissimamente introdurre nell'ambito della nostra scuola, cioè dotare la nostra scuola, il nostro istituto tecnico agrario, di tecnologia all'avanguardia per permettere, grazie all'utilizzo di strumentazione GPS e strumentazione quali droni, di poter risalire alle mappe di vigoria di una coltura e da lì andare a determinare cosa serve per migliorare la produzione di una piantagione. Ed eccomi qua con delle alunne dell'istituto, parliamo di questa strumentazione, che cos'è e a cosa serve? Allora, oggi stiamo facendo un rilievo dei punti tramite il GPS, che è appunto uno strumento di geolocalizzazione che si collega a 5 costellazioni dei satelliti e appunto permette di rilevare in tempo reale queste coordinate. E, oltre a questo, può essere utilizzato anche il drone, che è appunto un altro strumento di rilevazione. E questo qui è un altro strumento che serve ovviamente al progetto Agricoltura 4.0 e ce ne parla un altro alunno dell'istituto. Oggi stiamo facendo il rilievo dell'area esterna del nostro plesso scolastico tramite l'utilizzo della stazione totale. Viene utilizzata insieme al prisma. La stazione totale emette un'onda elettromagnetica che viene riflessa dal prisma e noi sul display della stazione totale potremo vedere gli angoli e le distanze che per noi rappresenteranno le coordinate polari. Successivamente, tramite dei calcoli, li trasformeremo in coordinate cartesiane che andremo a rappresentare graficamente. E adesso parliamo dell'ultimo strumento che utilizzate, il drone, che è forse quello anche più divertente, direi. Allora, oggi stiamo facendo una sessione di addestramento dove stiamo utilizzando un Mini 2, che è un piccolo drone, che è per poter acquisire dimestichezza col drone stesso. Noi utilizziamo i droni per diversi motivi. Il primo è per il rilievo del terreno e il secondo è per la determinazione delle mappe di vigoria. Perché dalle mappe di vigoria noi andiamo a trovare anche le mappe di prescrizione, dove possiamo andare a fare degli interventi di miglioramento. Professore, quindi per poter concludere diciamo che questo progetto ha delle finalità, sicuramente anche lavorative. Sì, assolutamente, è un'iniziativa che ha proprio questo scopo, quello di formare dei giovani che possono trovare un utile impiego nel mondo del lavoro e dell'agricoltura e in special modo poter acquisire le competenze per guidare dei droni. A tal fine noi riusciremo a formare gli stessi, consentendo loro di poter acquisire i patentini A1 e A3 proprio per l'utilizzo dei droni stessi. La nostra iniziativa è un'iniziativa unica nel settore, che vuole porre all'attenzione, al centro dell'attenzione, i giovani e l'inserimento dei giovani nel mondo dell'agricoltura.